qua con un nuovo video, l'ultimo. Bonjour. Della scatola. Eccola qua. È sempre sera perché stiamo sempre registrando questi video tutte le notti stasera. Allora, questi sono una novità invece. Sì, anche questi non li abbiamo mai recensiti. No, aprire. Questi sono una novità. Sono introdotti sempre da Laggetti Preziosi, vedete. Sono, allora, contiene due Buddies e i portachiavi in allegato alla rivista, quindi qui dentro c'è un booklet, una rivista, in tutto ne sono 26, sono appunto, credo che sembra la busta vuota, sono piccolissimi, io l'ho visto recensire già nel video di A-Toys, mi sembra, e infatti non mi dicevano che erano granché, però mi piacciono lo stesso. Allora, sono questi piccolissimi, perché sono veramente piccoli, portachiavi, diciamo così, dove appunto, anche se questi volendo potete attaccarli nelle matite, nelle penne, dove volete, come portachiavi appunto, dove dentro, vedete, sono fatti così, piccolini, e dentro c'è appunto questo mega portachiavi da riempire, magari se uno vuole collezionarli bene o male tutti, lo può riempire. Sono 26 e niente. 26 Bambits e 5 portachiavi, vedete? E adesso andiamo ad aprirli. Costano 3,50 euro. Andiamo a vedere. Qui c'è il classico foglietto, anzi due foglietti. No. È una fregatura, ragazzi, non c'è niente. No, davvero, non c'è nulla. Ragazzi, non c'è nulla. Ho detto, ma sarà leggera perché sono piccoli. Questo è vuoto, non c'è niente. Fregato, t'ha fregato. 6,50 euro. Ragazzi, è vuoto. Cioè, io ci sto ridendo, ma cioè, tu dovresti adesso andare in edicola e farti dare un'altra piscina. È vuoto, eh. Non ho parole, ci è rimasto troppo male. Cioè, secondo me domani devi riandare comunque a fartela dare una, perché è vuota. Niente, ragazzi. Mi ha fatto ridere la sua pasta. Infatti ho detto, hai visto quando ti ho detto, senti, sembra vuota. Però ho detto, ma sono piccoli, sai com'è? Invece questo è pieno, si sente proprio che sta. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Domani magari prova a tornare in edicola, a parte gli scherzi, perché comunque ci sono 3,50 euro. Gli porti queste, dice l'abbiamo aperta ed è vuota, te le fai dare un'altra e te la devi dare, perché sono sempre 3,50 euro. Qua c'è il foglietto, cioè in pratica lì dentro ci hanno messo, invece che metterci questo, ci hanno messo due di questi. Cioè vedete, qui ce ne sono due, mentre qui ce n'è uno. Cioè hanno sbagliato, e tu hai beccato proprio quello sbagliato, vabbè. Comunque questo è il portachiavi che vi dicevo. No, veramente ragazzi, ci sono rimasta troppo male. Questo è il portachiavi, adesso andiamo ad aprire. La prima volta che capita su YouTube anche, perché non ho visto questo tipo di cose. Vabbè, capitano le idee. No, vabbè, a parte gli scherzi, domani puoi tornarci volendo. E te lo fai ridare perché sono sempre 3,50. Allora, questa è tutta la checklist mini. E qua ci sono i portachiavi. Eccoli qua. Noi abbiamo trovato quello a forma di fulmine. Ci sono più grandi i portachiavi di questi robi qua. Allora, vedete, qui ci sono appunto questi qua che si possono staccare. Vedete? E si possono mettere nelle penne, nelle matite, nei portachiavi, dove volete.
Chi abbiamo trovato? Vediamo. Un diavoletto. Tipo il toro. Un toro, guardate. Così. E questo che è. Non so se è una mezza specie di scimmia. Boh. Vediamo un po' nella checklist. Anzi, vediamo la tavola più grande. Allora, a parte che questi cosi non hanno nomi. Allora, abbiamo trovato, vediamo se lo trovo, questo qua, aspettate che se riesco a farlo vedere, questo qui, e poi l'altro, vediamo, non c'è, bella sta cosa. Ah, praticamente qua è, ha le corna bianche. Ah, ecco. Ah no. Ah sì. Non so se sia stato un errore di pittura o se hanno colori diversi, vedete? Lui è fatto così, mentre nella checklist è fatto così. Ma stasera ci sono, come si dice? Cose al contrario, com'è? Va bene. Niente, appunto, sono questi. Li potete attaccare e staccare. Niente di che. Vedete? Vabbè, ragazzi. Eccoli qua. Niente di che. Niente, io ci sono rimasta troppo male. Quando di prima. Questo, ragazzi, sono rimasta malissimo. Non è niente da dire, non c'è niente stasera. Sei quello l'uomo che fa le battute. Se penso, Cioè. se qualcuno l'ha già capito, sono qua che Capacchio. sto per addormentarmi perché sinceramente mi sento un po' stanco stasera, Va bene, anche niente. perché Ah, questo è un moschettone, non ve l'ho detto. Questo è un moschettone. io praticamente dalle 6:30 del mattino che inizio a vedere i vostri commenti così. E quando arriva insomma dopo la giornata di lavoro è normale che arriva a quest'ora qua che Abbiocca. a biocco e quindi veramente insomma ho E niente, dai. un limite anch'io. Vediamo domani se torni in edicola te ne fai dare un'altra perché mi sembra una truffa altrimenti. Niente, noi ci vediamo al prossimo video con lui mezzo addormentato. Bosco E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. sì. Ciao.